che cactus fai? Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, sebbene siamo in vacanza, le notizie di certo non si fermano e anche oggi ce ne sono davvero alcune di super interessanti per quello che riguardano i prossimi giorni di Fortnite e soprattutto la mega patch 9.20 che arriverà tra pochissimo e che porterà veramente una svolta incredibile per quanto riguarda il prosieguo della season numero 9. Nel video di oggi parleremo appunto di alcune, ragazzi, devo farvi vedere delle cose, sta succedendo un disastro nella YouTube estera, ragazzi, l'evento di Picco Polare ha completamente fritto il cervello di alcuni bambini streamer che fanno cose, ragazzi, io non ci potevo credere, voglio farvelo vedere anche a voi, ma parleremo anche, se avremo tempo, delle nuove skin che stanno per arrivare, già presenti in game e oltretutto che si aggiungeranno a quelle in arrivo nella patch 9.20 e un grandissimo bug, glitch, chiamatelo come volete, che consente, vi faccio vedere il gameplay, di volare con la girosfera, ragazzi, quindi come sempre il nostro Fortnite non ci lascia assolutamente senza bug. Prima volevo però ringraziare tutti quelli innanzitutto che stanno guardando anche le mie live in vacanza, ragazzi. Ce n'è una al giorno dalle 14 alle 16, dopodiché ragazzi andremo di nuovo da sabato a fare le live mattina e pomeriggio. Grazie anche a tutti quelli che utilizzano il codice creator Xuderone per supportarmi nello shop. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei video e sulle mie live. Ma prima, e questa è bella ragazzi, c'ho una domandina da farvi che è davvero davvero molto interessante, ragazzi. Allora, Frozen Pack nella season numero 8-7, Lava Packs Legend nella season numero 8 e in questa season, secondo voi come si chiamerà il pack che probabilmente uscirà? Ditemi voi ragazzi, quello che viene in mente qua nei commenti ha un aggettivo che potrebbe andare bene per il nuovo Legends Pack. Insomma ragazzi, sicuramente arriverà e non vediamo l'ora di vederlo. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito ragazzi a vedere innanzitutto alcune modifiche, alcuni update confermati nella patch 9.20, quelli sul Battle Royale li avevamo già visti due o tre giorni fa, questi invece sono relativi a Salva il Mondo, ragazzi. Arriverà una nuova trappola a pavimento, quindi una trappola completamente nuova. Arriverà una nuova storyline per giocare le avventure, le quest. Arriverà un nuovo evento a tema, a tempo limitato, che si chiamerà, ragazzi, Outlander, quindi probabilmente una storia dedicata a tutti quelli che giocano la modalità avventura in Save the World, un nuovo evento a tema del lama, ragazzi, che andrà a rimpiazzare il tema del lama militare e anche il ritorno della Arkeleo Jess, ragazzi, quindi un eroe che era un bel po' effettivamente che non si proponeva su Save the World e che invece è pronto a tornare per essere ovviamente nelle vostre fila della squadra. Ma andiamo avanti ragazzi e cominciamo a parlare anche dello starter pack. Oramai lo sappiamo tutti, lo abbiamo già visto in tutte le salse, si chiamerà Wild, la tizia dello starter pack, che a proposito secondo me è uno degli starter pack più belli che abbiano fatto uscire, mi piace davvero davvero tanto. Vi ricordo 600 V-Bucks per lo starter pack insieme alla skin e insieme al backpack.
Dicono, ed è molto probabile che sia così, anche perché chi ne parla sono i leakers mondiali, che arriverà in contemporanea con la patch 9.20. Perché sono quasi certo di quello che vi dico? Perché ragazzi, in internet, in rete, sta girando un video di un ragazzo che, come al solito, ha trovato nel negozio di fianco alla possibilità di acquisto dei V-Bucks anche la possibilità di acquistare lo starter pack Wild. Ovviamente non faceva completare l'acquisto, quindi probabilmente era semplicemente un ultimo test da parte di Epic Games per confermarne l'inserimento e la possibilità di ottenerlo, quindi con la patch 9.20. Io vi consiglio sempre di prendere gli starter pack perché, ragazzi, anche solo per i 600 V-Bucks vale davvero la pena di spendere questi 4 euro e 4,99 mi sembra che costa lo starter. Ma andiamo avanti e voglio, ragazzi, farvi vedere e parlarvi di una cosa davvero molto interessante. Come sapete, oramai sono già un po' di giorni che leaks veri e propri nei codici, nelle stringhe di codice del gioco non ci sono, ma perché li abbiamo già scoperti tutti e solamente con la nuova patch potremo cominciare a scoprirne tanti tanti altri. Però c'è un'immagine interessantissima che vi farò vedere dopo questa, che ragazzi, a parte che è meravigliosa l'immagine in sé, però è veramente una cosa che ci fa capire un possibile evento in secondo piano di questa season numero 9, ragazzi. Innanzitutto, come vedete alle mie spalle, c'è lo stendardo che ci viene dato a livello 78 di questo pass battaglia ed è uno stendardo molto particolare perché sembra un'esplosione, ma può essere anche interpretata come un problema di corrente. Non so se riesco a farmi spiegare, ragazzi. E sappiamo tutti che i grandi cavi che ci sono a sponde del saccheggio che portano l'elettricità a tilted, alla neo-tilted, alla neo-inclinata, potrebbero essere i protagonisti di un evento finale per chiudere la season numero 9 e portarci quindi alla season 10. Ragazzi, guardate che roba! Questa immagine, che secondo me è davvero meravigliosa, sta cominciando a girare per il web, quindi per i forum, per la community di Fortnite, e mostrerebbe l'interno di quei tre giganteschi cavi enormi che, come vedete, sono composti da altri cavi più piccoli e colorati. Questo vorrebbe davvero dire che la possibilità che la corrente venga interrotta da sponde del saccheggio e quindi mandi un blackout totale a neoinclinata è davvero una possibilità da prendere in considerazione. Non sappiamo purtroppo altro, ma ci tenevo tantissimo a farvela vedere e magari a voi viene in mente qualcosa che a me non è venuto in mente. Ma andando avanti, ragazzi, ecco qua un'altra immagine interessantissima. Mi sa che non riesco, ragazzi, a farvi vedere il video dello YouTuber pazzo, fa niente, non è niente di esagerato, lo vedrete domani. Guardate, ragazzi, questa è, come vedete, la skin lusso dentro una girosfera, ma porca miseria, ragazzi, la girosfera è ad un'altezza veramente spropositata. Volevo farvi vedere, ragazzi, il video. Adesso dovete darmi un secondo perché anch'io non me lo ricordo. È questo qua il video, ragazzi. Appena passa il pop-up, guardate che bug. Praticamente dovete semplicemente. Allora, lui lo fa in parco giochi. Bisogna vedere se sia possibile anche in Battle Royale. Chiedo scusa per la qualità del video. Lui sale sulla girosfera, ha modificato il muro, guarda indietro, va a destra, a sinistra e guardate adesso. Oh, grande mago, grande mago! Ragazzi, si sta alzando in volo. Guarda in basso, buttati indietro e alterna destra e sinistra, come dice lui nella descrizione. E guardate, è davvero incredibile. La girosfera, ragazzi, si è librata in aria proprio easy. Potrebbe essere un ottimo modo, ad esempio, per scampare a qualche attacco o semplicemente per rimanere inosservati. Beh, ragazzi, che dirvi? Io voglio ringraziarvi di nuovo tantissimo per aver guardato anche questo video. Vi ricordo nuovamente che ci saranno sempre i video delle news questi giorni, come sempre il video dello shop lo troverete e il video dei Fortbyte, la live invece sarà tutti i giorni fino a venerdì dalle 14 alle 16. Io vi mando un abbraccio grandissimo, vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live alle 14. Ciao!